Eccoci in diretta, siamo in diretta con Diego Audero, avevamo detto che saremmo tornati dopo una mattinata, Diego, veramente toccante. Sami Modiano oggi ha dato ai nostri ragazzi più di 100 collegati nella piattaforma, senza contare più di 1000 collegati su Facebook, insomma ha dato una lezione di storia ai ragazzi, ma una lezione credo a tutti molto molto toccante, vero? Esatto. Esatto, la memoria è quella viva veramente, quella fatta di un numero tatuato sul braccio, insomma. Certo, sì, questa è. Con te invece, come avevamo detto, oggi vediamo qual è questa soluzione finale, che non è quella della quale abbiamo parlato nell'incontro che era l'inizio della soluzione finale. Potremmo dire, è brutto l'espressione, le prove generali della soluzione finale. Invece partendo poi da Auschwitz-Birkenau, che se ho capito bene, ma correggimi ovviamente, se ho capito bene sono un po' la sintesi di quello che erano i campi dell'est che erano solo di sterminio e quelli più a ovest o in Germania che erano di lavoro. Lì si sono fusi. Lì sono una zona ibrida, esatto. Esatto, quindi Auschwitz e Birkenau sono un simbolo anche perché sono l'insieme di queste due realtà, i campi di lavoro e i campi di sterminio che si fondono perché si sono organizzati così, perché? Il vero grande sterminio da Auschwitz inizia solamente quando entrano in funzione le camere a gas di Birkenau, no? C'era già una camera a gas precedente, quella del campo base, che è di fatto la prima a entrare in funzione, ben qualche mese prima delle camere a gas di Beuschwitz, che l'altro giorno commentavamo essere un po' la start-up, no? Marzo 42, la camera a gas di Auschwitz, la prima, quella del campo base, e dei primi del 42. Però per quasi tutto il 1942, pur avendo quella camera a gas piccolina, Auschwitz gioca ancora un ruolo marginale nello sterminio. Le quattro grandi camere a gas di Birkenau si stanno costruendo, ma lo sterminio di fatto è concentrato a est, nei campi di cui parlavamo l'altro giorno: Beuschwitz, Sobibor, Treblinka e in forma minore Majdanek e Chełmno-Nad-Nere, ma soprattutto i primi tre, Sobibor, Beuschwitz e Treblinka, che sono i tre grandi centri di sterminio che hanno sostituito a loro volta i Gaswagen sul fronte orientale. Per tutto il 1942, primi del 43, lo sterminio è ancora concentrato in quei campi, per poi spostarsi su Auschwitz. Ma siamo nel 43, Auschwitz è già un campo di concentramento piuttosto importante e strutturato in quel momento. La storia di Auschwitz in qualche modo inizia con l'invasione della Polonia. Le frontiere vengono spostate, la Germania si non solamente ingloba all'interno del Reich tutto il nord e l'ovest della Polonia, ma sposta anche la frontiera a sud di circa 80 chilometri. Di fatto noi nel sud della Polonia, nel sud-ovest della Polonia, parliamo di tre frontiere, no? La frontiera attuale, che non è più neanche sud, perché è a quasi 500 chilometri al nord di Cracovia, quindi siamo proprio nella parte nord-ovest, vicino al Baltico quasi, ma quello è il risultato della Seconda Guerra Mondiale. La frontiera che c'era invece tra le due guerre, ecco, questa frontiera era solamente a un'ottantina di chilometri da Auschwitz, nel nord della città di Katowice, quindi più o meno dove c'è oggi la frontiera tra la Polonia e la Repubblica Ceca, tra Ostrava e Katowice, lì c'era praticamente la frontiera. E poi la frontiera che c'è durante la guerra, tra la Germania, quindi il vero Reich, e quel protettorato coloniale che i nazisti organizzano nella Polonia, che è il governatorato generale. Quella frontiera viene spostata all'interno, quindi verso Cracovia, di una settantina di chilometri, perché la regione dove poi sorgerà Auschwitz doveva appartenere al Reich, ma non per Auschwitz. Auschwitz in quel momento neanche ancora esisteva, siamo solamente all'inizio della guerra, ma per un passaggio che poi sarà purtroppo determinante anche per lo sterminio, e del passaggio tra i Carpazi e i Sudeti, quindi una specie di grande valle, che è il Valle di Cecin, che da secoli peraltro era stato anche territorio di contesa e lotta, perché di fatto era l'unico passaggio ovest-est in Europa, no? Se non si parla del Baltico, quindi la parte nord, oggi Polonia-Germania su verso Danzica, si parla solamente di quel passaggio, perché poi si innalzano i Carpazi, che di fatto creano un grande blocco, no, in Europa centrale. Lì passava la più grande infrastruttura di inizio secolo, che era la Trieste-Vienna-Leopoli del vecchio impero austro-ungherese, finita di costruire, se non sbaglio, prima del 1880-90. Insomma, era la più grande infrastruttura dell'epoca, quella che poi purtroppo servirà a portare
i prigionieri da ovest verso le camere a gas di Auschwitz. Ebbene, con l'inizio della guerra quindi si sposta la frontiera, quei territori diventano territori che sarebbero a lungo andare poi diventati parte del futuro spazio vitale germanico. In tutta la Polonia inizia un'opera di cancellazione dell'elite culturale polacca, non solamente ebraica, anche ebraica, perché la cultura ebraica formava una parte importante della cultura polacca, ma non essenzialmente ebraica, la cosiddetta intelligenzia. Un'eliminazione non per mezzo di gas, ma per mezzo magari di fucilazioni, di imprigionamenti. Perché? Perché a lungo andare, con la vittoria della guerra, poi quelle terre dell'ovest della Polonia sarebbero diventate lo spazio vitale su cui innestare solamente cultura germanica, quell'espandersi della cultura germanica a est. E ci sono tanti campi di concentramento in quel primo anno della guerra, ma veramente tanti, se ne contano più di 200 di differenti dimensioni. Auschwitz inizia ad essere uno di quelli, ma nemmeno uno dei più importanti in realtà, solamente uno di quella frastagliata, no, organizzazione di sistema di campi di concentramento per prigionieri politici polacchi o slavi, potevano essere al massimo cechi, qualche slovacco, insomma, quelli dell'area. Il primo trasporto ad Auschwitz del 14 giugno del 40 sono di fatto più di 700 prigionieri politici polacchi, erano professori dell'università di Tarnów, quindi insomma la cosiddetta intelligenzia, in qualche modo. Quindi Auschwitz nasce come un campo, uno di tanti campi di concentramento che sarebbero poi dovuti diventare la base di quella sorta di pulizia, non tanto ancora etnica, ma dell'intelligenzia polacca nelle regioni occupate, ma già in Germania, perché Auschwitz fisicamente si trovava all'interno del Reich, ma era molto vicino, insomma, a quell'area della Slesia, per esempio, che era stata appena inglobata all'interno del Reich. Questo è Auschwitz all'inizio. No? Quindi parliamo di religiosi, di prigionieri politici, di funzionari, di oppositori politici anche, la cosiddetta intelligenza nazionale. Parliamo, no, di una prigione, però, dove avvenivano esecuzioni di massa, anche magari... Non ancora, neanche tanto. Ma era una prigione. Certo, c'era la morte per fucilazione. Certo. Esatto. E Auschwitz viene creato, perché? Perché all'inizio, quando tu entri in azione, non hai ancora la capacità di strutturare campi di concentramento. Quindi cosa fai? Ti affidi a strutture che già esistono. Possono essere conventi, possono essere scuole abbandonate, o nel caso di Auschwitz, appunto, una caserma dell'esercito polacco abbandonata, caserma che era già appartenuta ai pompieri durante l'epoca austriaca. Si fa di necessità virtù, c'è questa struttura, abbastanza fatiscente peraltro, perché è mezza abbandonata, mezza diroccata, in uno stato di strutturale pietoso, in mezzo al fango, non ci sono i servizi igienici, e quindi tendenzialmente Auschwitz in un primo momento viene addirittura quasi scartato a favore di altri nella bassa Slesia, vicino a Wrocław, vicino a Breslavia, anche questa in Germania all'epoca, meglio strutturati. E qui entra in gioco la figura del primo comandante, Rudolf Höss, che diventerà una figura molto, molto importante per la storia di Auschwitz, che era un... pur nella, no, nella negatività della sua figura, molto si deve anche alla sua capacità. Invece inizierà a mettere giù veramente un'opera di ristrutturazione del campo e inizieranno a essere costruite altre quattro baracche, ma non vi immaginate le baracche in legno, ma veri e propri strutture a due piani in mattoni che andavano ad affiancare le 16 strutture che già esistevano del campo di concentramento precedente, no? E quindi diventa un campo di concentramento che sfrutta sostanzialmente edifici che già esistono, una prigione sostanzialmente, esattamente hai ragione tu, filo sminato intorno, lavori forzati all'interno del campo, un campo che non è dissimile da altri campi di concentramento che già esistevano in Germania in quel momento, pensiamo per esempio a Dachau, okay? Poi a Mauthausen più avanti, qualcosa di molto simile, no? Per tutto il 1940, gran parte del 41, sostanzialmente ha questa funzione di campo di concentramento. Le cose iniziano a cambiare, no? E inizia già a strutturarsi anche un sistema di sottocampi, quindi di piccoli campi che comunque vengono gestiti dal campo base. Ma la vera svolta di Auschwitz è quella dell'attacco all'Unione Sovietica, perché il 22 giugno del 1941 Hitler attacca l'Unione Sovietica. Come raccontavamo l'altro ieri, sul fronte orientale inizierà a scaricarsi tutto quell'odio, inizierà la soluzione finale sul fronte orientale. Per Auschwitz il problema però non sono ancora l'arrivo degli ebrei. Ripeto, certo che c'erano già qualche ebreo, perché intelligenza, ma non in quanto ancora deportazione verso Auschwitz, anche perché ricordiamo che in quel momento, giugno del 41, da tre mesi, solo tre mesi, è stato aperto il ghetto di Cracovia, per esempio. E quindi siamo ancora nella fase
dell'apertura dei ghetti, non c'è ancora una deportazione per lo sterminio in quel momento. Sta iniziando con le fucilazioni sul fronte orientale che daranno poi là, ma qui sarà solamente 5 mesi dopo l'attacco, quindi giugno, facciamo fine luglio, inizio agosto, qualche mese più tardi. Ecco, questa è la rampa vecchia, da dove arrivavano i treni, non quella che poi diventerà famosa a Birkenau. I treni arrivavano qua, immaginatevi che sulla sinistra, quindi oltre gli alberi, quelli alberi che si vedono anche in queste immagini, c'è il campo base. Sulla destra quello che poi diventerà Birkenau, ma che ancora non esiste nel momento in cui stiamo parlando. Cos'era Birkenau in quel momento? Era una campagna, parliamo della primavera del 41, in concomitanza con l'attacco all'Unione Sovietica. Era una grande campagna, eccolo il campo base. Queste sono appunto quelle baracche, quei blocchi che vedete, quello sulla sinistra è il blocco numero 11, ma sono tutti più o meno molto simili, e quindi si utilizzano questi blocchi in mattoni che appartenevano all'esercito polacco prima e al pompieri austriaci ancora in precedenza, e si adattano come campi di concentramento. Ma è molto piccolo, sono solamente 6 ettari. Dietro quella parete in fondo, dove c'è il sole che sorge adesso, laggiù dietro, lì corre il fiume Sowa, un affluente del Vistola che si unisce al Vistola circa 3 km da Auschwitz, facendo del territorio poi di Birkenau una specie di terra di sfogo delle acque del fiume in caso di inondazioni, no? Quindi un territorio anche piuttosto inospitale per l'agricoltura, piuttosto paludoso. Ebbene, cosa accade? Accade esattamente che nel giugno del 41, giugno attacco, luglio, ecco, iniziano ad arrivare i prigionieri di guerra sovietici. È un campo così piccolo, ecco, abbiamo girato l'angolo e di fatto al fondo poi c'è già la fine del campo, sono solamente 6 ettari, 28 baracche, 3 file di baracche, niente di così grande. E inizia a mancare lo spazio. In soli 4 mesi arrivano al campo di Auschwitz, il campo base, più di 5.000 prigionieri di guerra sovietici. Ed è molto difficile riuscire a gestire quei numeri. Ad ottobre del 41, la data non è così peregrina, perché siamo nel pieno della soluzione finale, dell'inizio della soluzione finale sul fronte orientale con le fucilazioni e i gas wagen, si decide di costruire un secondo campo, che è il campo di Birkenau. Ma il campo di Birkenau, in quel momento dell'ottobre del 41, era ancora pensato per essere un Gefangenenlager, che è un campo di concentramento per prigionieri di guerra sovietici. Ancora non si pensava a Birkenau per diventare quello che poi sarebbe diventato molto più avanti. E si iniziano quindi a costruire delle baracche a Birkenau in mattoni, anche questi in mattoni, utilizzando che cosa? Utilizzando il materiale di un paesello, il paesello di Bzezinka, Birkenau, eccole qua, queste baracche in mattoni di Birkenau, sono le prime a essere costruite, il materiale di recupero di un piccolo paesello che era stato abbandonato, cioè di frazione, diciamo, di Auschwitz. Il paese era stato evacuato subito appena iniziata la guerra, perché comunque questa zona è una zona militare, abbiamo detto, e quindi non c'erano abitanti, ma c'erano quelle case abbandonate. Ecco che dall'ottobre del 41, in quell'inverno terribile, ottobre, novembre, dicembre 41, gennaio, febbraio, marzo 42, quei primi 6 mesi, i prigionieri di guerra sovietici, ricordiamo che Stalin non firmò mai la Convenzione di Ginevra, quindi potevano essere utilizzati anche per i lavori forzati, ogni mattina partivano a piedi dal campo base e raggiungevano quella pianura di Bzezinka. Perché lì c'era spazio, no? Siamo nella zona che porta da quel vagone che avete visto prima, quindi la linea centrale, appunto da Trieste, Vienna, Leopoli, fino al Vistola, che era circa 1,5 km, quindi c'è una grande pianura con questo paesello abbandonato che viene pian pianino smantellato, e in quell'ottobre del 41 vengono costruite appunto queste baracche in muratura. Cosa accade? Accade che, finite i mattoni e morti peraltro 5.000 prigionieri di guerra sovietici quasi nel fare queste poche baracche in muratura, si iniziano a portare dalla Germania poi quei fabbricati in legno che diventeranno poi tristemente famosi. Ma in quel momento le camere a gas ancora non ci sono, ma si stanno costruendo, perché durante il 1942 si iniziano pian pianino a costruire le 4 grandi camere a gas. Dicevo però che nel 1941 c'era già una camera a gas ad Auschwitz, la camera a gas numero 1. Ora, la camera a gas numero 1 era una specie di magazzino adattato come camera a gas, un semplice magazzino. Dopo, un primo esperimento con il gas fatto nel sotterraneo del blocco numero 11. Se non ti do troppi problemi, tecnicamente puoi farlo, se no. Rimandi il video che hai mandato all'inizio, lo fermi sulla prima immagine che hai fatto vedere, era proprio quel blocco numero 11, proprio quel sotterraneo, dove venne la prima prova con il gas. No, lo rivediamo subito.
Conferma subito l'immagine se riesci. Sennò... Sì, sì. No, no. Credo che tu voglia dire questo. La prima immagine che... Eccolo qua. Ferma pure qui. Non spostare l'immagine. Perfetto. Come se fosse uno screenshot. Ecco, quello che voi vedete sulla sinistra è il blocco numero 11. Immaginatevi che tutti questi blocchi a due piani, tutti di fatto, hanno una specie di sotterraneo. Il sotterraneo delle baracche veniva generalmente utilizzato come magazzino, si mettevano lì alcuni oggetti, le scoppe per pulire, un po' di paglia, a volte qualche pezzo di carbone per le stufe. Raramente, solo nei momenti di massima capienza del campo base, si utilizzava per far dormire i prigionieri, stesso discorso per il sottotetto che c'è sopra. Ma nel blocco 11, quello che vedete, già prima della guerra, essendo che era una caserma dell'esercito polacco, c'era una specie di prigione. C'erano 28 celle dove i nazisti chiaramente ne approfittarono per fare la prigione del campo. Tutto il blocco 11 era una prigione, non solamente sotterraneo. Prigione per chi? Per i membri della resistenza, per esempio, interno o esterna che fosse. C'era un distaccamento del tribunale di Katowice che qui si riuniva per le esecuzioni. Sul lato opposto di quello che vedete, quindi sul cortile sulla sinistra del blocco 11, c'era il muro delle fucilazioni. Era una vera e propria prigione per i membri della resistenza. E il 3 settembre del 1941, mentre sul fronte orientale stanno già entrando in funzione i gaswagen, quindi stanno già lavorando quei camion pieni di gas, questo vuol dire monossido di carbonio, il 3 settembre del 1941 il comandante del campo base di Auschwitz, Frisch, non il comandante generale Hess, il comandante del campo base, Frisch, vuole provare a vedere se per caso il gas Zyklon B funzionasse anche con gli esseri umani. Cos'era lo Zyklon B? Lo Zyklon B in realtà era un comunissimo pesticida utilizzato in tutta Europa, Italia compresa, per uccidere talpe, topi, insetti. Immaginatevi un granulato, quindi non so, una latta dei pelati, un po' più grande, quelle grosse latte per i pelati, no? Per il pomodoro, quelle grandi, con all'interno delle pietruzze bianche porose, sono proprio delle pietre un po' porose all'interno. All'interno di questa latta venivano messe queste pietre e veniva inserito dell'acido cianidrico a pressione. Ora, qualsiasi gas collocato a pressione non passa dallo stato liquido, dallo stato, scusate, gassoso naturale a quello liquido, non per la pressione, come le bombolette della lacca o del deodorante, no? E queste pietre quindi si riempivano di questo gas. Quindi lo zigomino non era null'altro che una latta piena di pietre riempite di un liquido. Immaginatevi che il contadino che doveva uccidere la talpa cosa faceva? Tagliava questa piccola latta, ce n'erano di diverse dimensioni chiaramente, no? E buttava queste pietre rapidamente all'interno della tana. E per gli insetti venivano fatti in una specie di ambiente chiuso e si buttava i vestiti per essere disinfettati dai pidocchi, però insomma l'esempio della tana forse è quello più calzante per come poi funzionano le camere a gas. Buttava queste pietre all'interno, mancando la pressione della latta, il liquido chiaramente cercava già di ritornare al proprio stato naturale gassoso attraverso un processo di evaporazione. Questo gas veniva comprato da Auschwitz per essere utilizzato come disinfettante per i vestiti, per i pidocchi, per gli insetti, e davvero veniva utilizzato. C'era una sala del blocco 2 o il blocco 3, adesso non mi ricordo esattamente, se non sbaglio il 2, ma se non il 2 il 3 che è di fianco, oggi visitabile solo per gruppi particolari perché è chiuso al pubblico, ma si può entrare, con dei permessi. E insomma, questa sala veniva utilizzata per disinfettare i vestiti, si buttava lo Zyklon B nella sala, si mettevano tanti vestiti e il calore e lo Zyklon B appunto uccidevano i pidocchi e infatti quelle pareti di quella sala sono di fatto tutte blu ancora appunto per lo Zyklon B. E il comandante Frisch, sicuramente influenzato da queste informazioni che arrivavano dal fronte, no, dell'utilizzo del monossido di carbonio, ma così anche per una decisione estemporanea sua, pensa, e se funzionasse anche lo Zyklon B? E approfitta appunto, il 3 settembre del 1941, di 850 prigionieri che si trovavano in quel sotterraneo che vedete. Ci sono questi lucernai, no? Nella fotografia, di fatto, sono le finestre del sotterraneo che sta sotto. 800 prigionieri vuol dire 650 prigionieri di guerra sovietici e 250 prigionieri politici polacchi portati dall'ospedale che è proprio di fronte al blocco 11, nel blocco 21. Il primo esperimento, secondo quello che sappiamo dai testimoni, non fu molto soddisfacente, nel senso che meno della metà erano morti, ma soprattutto ci vollero
più ore per aerare i sotterranei, quindi aprire appunto quei lucernai che vedete, far uscire il gas da là sotto e vedere il risultato. Non soddisfatto, quindi, il 5 di settembre, appunto 2 giorni dopo, del 41, si riprova di nuovo, con molto più gas. Questa volta muoiono tutti, ma persistono i problemi di aerazione, ci vuole un'eternità per togliere il gas, quindi conclusione dell'esperimento. Ok, lo ziclume funziona. E non mi sembra peraltro neanche la scoperta del secolo, perché essendo un gas, insomma, è ovvio che funzionasse, qualsiasi gas di fatto uccide, no? Ciò che non funziona è la quantità, ma anche questo, insomma, la si aggiusta, è il luogo. Troppo stretto, troppo angusto, difficile da aerare, e quindi si va alla ricerca di un luogo più efficiente. Ricordiamo che Auschwitz in quel momento gioca un ruolo molto marginale per lo sterminio, e lo giocherà ancora un ruolo piuttosto marginale per lo sterminio per quantomeno un anno e qualche mese, perché è ancora tutto concentrato fino a... Parliamo adesso dell'autunno del 41, le grandi camere a gas di Birkenau entrano in funzione tra marzo, aprile e maggio del 43, quindi parliamo di un anno e mezzo più tardi, no? Durante i quali tutto si sfoga in quei campi dell'est. Però ad Auschwitz viene adattata una piccola camera a gas, in un magazzino che era la vecchia fureria, il magazzino delle armi dell'esercito polacco. Quell'edificio, peraltro, utilizzato come magazzino nei primi mesi, già da un annetto circa, sì, un annetto, ottobre-novembre, sì, un annetto, c'erano i forni all'interno. Ora immaginatevi un edificio rettangolare con due sale all'interno, una adibita ai forni, tre forni in quella sala, e nella sala di fianco l'obitorio, quindi dove si accumulano i corpi delle persone morte di fame, di freddo, per angherie, per fucilazioni, no? I corpi vengono accumulati in quella sala e a poco smaltiti da quei tre forni crematori che sono sul fianco. Questa è una questione sanitaria. Laddove era possibile, nei campi di concentramento c'erano i forni crematori. Non tanto per una questione di opportunità, dubito che nel 41 i nazisti fossero così preoccupati al fatto che poi, qualora perdessero la guerra, si vedessero quei corpi, anche perché qualche mese più tardi faranno delle fosse comuni, sì, 6 mesi più tardi faranno delle fosse comuni enormi a Treblinka e a Beusetz prima di bruciare i corpi. Noi l'altro giorno raccontavamo che solamente nell'estate del 43 arrivando i treni da Treblinka si iniziò ad avere enormi problemi di smaltimento dovuti alla fermentazione dei corpi, quindi non era il problema della mancanza di spazio per fare fosse comuni o per dire no, non voglio avere fosse comuni perché poi me ne ritroveranno chissà quando. Non era ancora quello il problema evidentemente nel 41, ma era una questione tipicamente sanitaria, no? Bruciare i corpi perché possono portare malattie nella decomposizione eccetera. Cosa accade? Accade però che non serve un genio per capire. Ah, cosa fanno? Dopo la prima esperimento con il gas decidono che la sala obitorio potesse funzionare molto meglio che non quel sotterraneo, perché in fin dei conti era il piano terra, perché era molto più spaziosa del sotterraneo, e che in 10 minuti si potessero aprire con un martello 4 buchi sul tetto, piazzarci una bella botola in ferro sopra, da lì metti il gas, da lì esce il gas dopo la morte, no? Ora, che di per sé quella sala della camera gas numero 1 fosse assai più efficiente del sotterraneo del blocco 11, non esistono dubbi. Sì, ma non esistono neanche dubbi che se tu hai la camera gas in una sala e i forni in quella di fianco, ora puoi anche fare molto affidamento sulla porta che ci sta nel mezzo, ma la prima volta che accendi i forni mentre c'è il gas nell'altra sala, ora io sono di lettere, filosofia e storia, insomma non è che me ne intenda molto di chimica, però insomma salta tutto in aria la prima volta che ci provi. Insomma, finirono, diciamo, anche per complicarsi un po' la vita in questo modo. E difatti per tutto il 1941 la camera gas di Auschwitz numero 1 verrà poco utilizzata. Difficile oggi stabilire per quante persone venne utilizzata, ma è quasi sicuramente quella meno utilizzata di tutte, e peraltro molto più per dinamiche interne al campo che non per arrivi dall'esterno. Cosa vuol dire? Prigionieri già del campo, sottoposti ad alcune selezioni, oppure quando volevano svuotare l'ospedale, oppure qualche prigioniero di guerra sovietico in fin di vita, no? Generalmente, insomma, questo è il contesto. Tanto che, esempio pratico, gli ebrei del ghetto di Cracovia, deportati nell'estate successiva, maggio 42 e ottobre 42 ancora, quindi un anno dopo,
verranno deportati a Beuschwitz, a più di 350 chilometri, in uno di quei campi dell'est, e non ad Auschwitz, che era 60 chilometri. Appunto perché la camera gas numero 1 è ancora quella che è, una cosa molto rudimentale, utilizzata più altro per dinamiche interne. Scavalcando però il 42, ecco che si iniziano pian pianino a costruire le quattro grandi camere a gas di Birkenau. Ci metteranno un'eternità. Ci metteranno veramente molti mesi, perché ci metteranno un anno e due mesi per farle entrare poi in funzione, dalla progettazione poi alla costruzione. E beh, le camere a gas di Birkenau sono tutt'altra cosa. Le camere a gas di Birkenau erano veramente grandi strutture. Ora preciso, perché chiaramente avendo solamente un'oretta non possiamo andare nei dettagli, le quattro camere a gas di Birkenau non sono totalmente identiche, hanno qualche piccola differenza, ma adesso non soffermiamoci su queste cose, il concetto che sta alla base è lo stesso. Le grandi camere a gas di Birkenau sono proprio strutturate per lavorare in modo veramente industriale. Potevano gestire veramente numeri molto, ma molto più grandi che non quelli dell'est, la camera a gas numero 1. La camera a gas era lontana dai forni crematori perché potessero lavorare contemporaneamente. C'era un sistema di areazione per far sì che il gas uscisse molto, ma molto più rapidamente. E c'era un gruppo molto numeroso di prigionieri che lavorava appunto nello svolgimento. Erano appunto i prigionieri del Sonderkommando, tristemente conosciuto, che erano prigionieri quasi esclusivamente ebrei, che venivano utilizzati appunto nel lavoro, nelle camere a gas, e che venivano eliminati ogni due o tre mesi. Per chi non è mai stato là, noi prima abbiamo visto qualcosa di Auschwitz. Birkenau, gli spazi sono tutta un'altra cosa, ovviamente. 176 ettari. 6 ettari campo base, 176 ettari campo di Birkenau. Birkenau viene appunto costruito per sopperire alla mancanza di spazio di Auschwitz 1 quando arrivano i primi prigionieri di guerra sovietici. E queste sono appunto le immagini che si vedono di Birkenau. Sì, è sterminato. Questa è la camera gas numero 4, quella che sto passando, questa è la camera gas numero 4. Questa era una delle due più piccoline. La camera gas 2 e 3 invece erano molto molto più grandi. Sostanzialmente, mentre nella camera gas 2 e 3 c'erano due sotterranei messi a forma di L, quindi il gambo corto era la camera gas, il gambo lungo della L era lo spogliatoio, qui ci si spogliava entrando nel gambo lungo della L, per poi girare o a sinistra o a destra, perché erano speculari, nella camera gas. Quando si iniziò a costruire la camera gas numero 4 e numero 5, per velocizzare, rinunciarono agli spogliatoi, e quindi di fatto spogliatoio, camera gas e forni erano tutti al piano terra. Mentre invece nelle camere gas grandi, una volta sterminati nella camera gas messa sottoterra, in quella L che dicevo, c'erano poi una specie di piattaforma con quattro corde che portava i corpi da sotto al piano terra, e al piano terra c'erano i forni crematori dove i corpi poi venivano smaltiti, o qualora non ce la facessero a smaltirli venivano poi portati nei boschi oltre la camera gas numero 5, quella che fra un po' incontreremo in questa passeggiata sulla sinistra. C'erano dei grandi boschi di betulle, e all'interno e al di là di quei boschi di betulle, appunto andando verso il Vistola, venivano poi bruciati i corpi. Sì, qui le misure, gli spazi sono davvero, se li confrontiamo con quelli di Auschwitz, incredibili. Non si riesce a girarlo tutto questo campo. Si riesce, un giorno intero si riesce. Ora, c'è un momento molto critico per Auschwitz, che appunto sono appunto i mesi a cavallo tra il 42 e il 43. La camera gas numero 1 viene fermata, perché si pensava che comunque sarebbe entrata in funzione le quattro grandi che si stanno costruendo, e inizia la deportazione degli ebrei dal Belgio, dall'Olanda, che con molta difficoltà raggiungono il campo di Sobibor, di cui parlavamo l'altro giorno. E quindi si inizia a spostare pian pianino lo sterminio, anche francesi, si inizia a spostare lo sterminio verso Auschwitz, ma le quattro camere gas di Birkenau non sono ancora preparate, non sono ancora pronte. Con grande arrabbiatura a Berlino, perché in realtà, insomma, nonostante avessero ridotto il progetto e fatto la 4 e la 5 più piccoline, non si era ancora arrivati di fatto all'entrata in funzione. Quindi vengono adattate due piccole casette contadine, immaginatevi veramente come dei piccoli capannoni, ma piccolissimi, la grandezza di una stanza normale, piccolini, dove i contadini mettevano gli attrezzi probabilmente prima della guerra, non erano neanche edifici abitativi,
sopravvissuti alla distruzione degli edifici per fare le baracche in muratura di cui parlavamo prima, e vengono adattate due casette, due camere a gas provvisorie. C'è chi la chiama bunker 1, bunker 2, chi casetta bianca, chi casetta rossa, insomma fa lo stesso, parliamo di quello. E quindi quelle due camerette a gas provvisorie vengono praticamente utilizzate in quel periodo, a cavallo tra il 42 e il 43, quando si inizia a spostare i trasporti verso Auschwitz, la 1 è stata dismessa e le quattro grandi non sono ancora pronte. Le quattro grandi iniziano ad entrare in funzione, la 2 e la 4, sì, la 2 e la 4, quindi nemmeno la 3, ma la 2 e la 4, entrano in funzione a marzo, poi entrano in funzione ad aprile anche la 3 e la 5. Diciamo comunque, dalla primavera del 43, ecco che lo sterminio inizia a spostarsi in modo decisivo verso Auschwitz. Per qualche mese Auschwitz convive ancora con due di quei campi dell'est, Beuschwitz, Sobibor e Treblinka soprattutto, ma poi anche quelli verranno chiusi, e di fatto, da fine 43, ma soprattutto per tutto il 44, Auschwitz si troverà da solo ad affrontare lo sterminio. Ricordiamo, rispetto a quello che abbiamo detto l'altro giorno, che in quel momento però, ormai, più del 60% degli ebrei d'Europa, quelli dell'est, non c'erano già più. Quindi Auschwitz sarà poi prevalentemente per gli ebrei dell'Europa occidentale, più l'Ungheria e la Romania, parte della Romania. Sì, direi che è significativo il fatto che quando parliamo di Auschwitz parliamo proprio, noi abbiamo chiamato questo incontro soluzione finale, parliamo proprio, come tu hai spiegato, di una pianificazione che poi è andata anche a rilento, quindi mentre nell'incontro scorso parlavamo di della possibilità che trovandosi di fronte alla necessità di eliminare migliaia, decine di migliaia di prigionieri, ma anche perché non si potevano mantenere, non li potevi trasportare, non servivano, erano un costo che non ti potevi permettere all'est quando facevi la guerra, quindi lì si sterminava come capitava. Qui invece quell'esperienza ha insegnato che bisognava pianificare una eliminazione di massa. L'altro giorno dicevamo, no, quando abbiamo fatto anche il discorso sulla massa, quando l'odio è al massimo e quando tu non sei più in grado di controllarlo, l'odio di massa ha solamente due valvole di sfogo, o verso l'alto, quindi verso chi l'odio lo ha creato, certo, o verso il basso, verso i capri espiatori dell'odio. È logico che il potere cercherà sempre di canalizzare l'odio verso il basso. Certo. Al di là delle ipocrisie, non possiamo pensare che un odio creato in 7 anni, come fu quell'odio, quella massa d'odio, potesse sparire da un giorno all'altro. Quando una diga d'acqua si rompe, l'acqua poi non la fermi con un cucchiaino o con la forza della volontà, dire vabbè basta, adesso. Quell'odio si stava già sfogando da più di un anno e mezzo a est, era già un'onda che aveva distrutto tutto. E certo che il potere, l'unica alternativa che ha è o perdere il potere, quindi suicidarsi, no? Far sì che l'odio gli si scarichi contro e staccare la corrente, oppure cercare di organizzare e canalizzare quell'odio sperando che il quadro politico davanti a sé cambi, no? Certo, Hitler aveva come unica speranza. No, la storia non ha insegnato niente ai nazisti, voglio dire, quello che tu dici è sicuramente giustissimo, nel senso che l'odio creato in Europa contro lo strapotere e contro i metodi nazisti andava eliminato perché andava scaricato verso il basso, andava... quest'odio alla fine diventava ribellione, quella ribellione bisognava fermarla e si poteva solo fermare così. Ma i nazisti non avrebbero potuto usare ad esempio il metodo che all'inizio usarono i romani nell'impero romano, quello di blandire le popolazioni, di lasciare loro l'impressione che fossero dei salvatori. Non rientrava nei piani dei nazisti non creare quest'odio, cioè usare altri metodi. No, insomma, siamo dopo la prima guerra mondiale, è caduto un mondo,
un mondo che si era gestito su certi equilibri per quantomeno 200 anni. Quel mondo è scomparso, quei pesi e contrapesi sono scomparsi. Il Trattato di Versailles crea una situazione che è disastrosa in Europa centrale. Ci sono 8 nuove nazioni che fanno fatica a riconoscersi tra di loro, in cui le frontiere non sono totalmente naturali. Ci sono ungheresi in Romania, rumeni in Ungheria, ungheresi in Serbia, serbi in Ungheria. Ci sono 20 milioni, attenzione, 20 milioni non è un numero piccolissimo, parliamo di 20 milioni di persone la cui cultura è germanica, che vivono sparpagliati in tutta Europa centrale. Cioè, quella è una polveriera enorme. Se a questo aggiungiamo che buona parte di coloro che governarono negli anni 20 e 30 questi nuovi paesi emergenti, i vari Masaryk, eccetera, erano classe dirigente che aveva vissuto negli ultimi anni in Francia, in esilio, e che quindi erano comunque legati a doppia mandata con la Francia. Insomma, la sindrome di accerchiamento che la Germania aveva in quegli anni, anche per questioni economiche, trattato di pace, l'impossibilità di fare l'esercito, eccetera, che conosciamo, insomma, era più che visibile e comprensibile dall'Europa. Che quei problemi che hanno portato Hitler al potere dovessero essere risolti in un altro modo prima che Hitler arrivasse al potere, ma questo è ovvio. Hitler è risultato di problemi non affrontati precedentemente. Ahimè, purtroppo. Certo. Quando Hitler parlava di spazio vitale, non parlava di una frontiera che andava mossa. Non è che li si litigava come con la Francia per l'Alsazia e la Lorena. Non era quello il problema. Il problema era quello di riuscire a risolvere il problema demografico che c'era in Germania, se si sommavano quei 20 milioni circa, che era ovvio che nel corso degli anni, laggiù dove erano, in Transilvania, in Oradea, ad Odessa, in Kazakistan, sul Volga in Russia, non potevano più vivere. Quella gente doveva in qualche modo tornare indietro. E non è che ci vivevano là da 2 anni, ma magari era già la terza o la quarta generazione che viveva là. Insomma. Quello spazio vitale viene identificato dove? In quei territori orientali dell'attuale Germania, occidentali dell'attuale Polonia. Perché quei territori? Parliamo della Slesia, dell'ex Brandeburgo, della Pomerania, delle Varmie. Perché quei territori erano territori di convivenza di culture slave germaniche. Ora, la Russia, volenti o nolenti, da Caterina la Grande in poi, o da Pietro addirittura prima, insomma, quel mondo slavo aveva la pretesa di riconoscerlo. Quindi qui il problema non è la questione di una occupazione di altre nazioni e poi un concetto romano di convivenza, che peraltro nel mondo, insomma, Roma è passato un po' di anni, quindi quella cosa sarebbe anche impossibile poi tecnicamente, ma al di là di questo, il problema di Hitler non era quello di convivere con paesi occupati. Hitler non voleva dominare tutta l'Europa, occupando tutta l'Europa e soggettandola alla Germania. La parte dell'occupazione era solamente un gioco a scacchi di geopolitica. Hitler aveva bisogno, primo, distruggere gli equilibri occidentali della Prima Guerra Mondiale, perché lui, dentro la famiglia della destra europea nazionalista, c'era Salazar in Portogallo, Franco in Spagna, Mussolini in Italia, non è che gli mancassero alleati in Europa. Il suo problema era appunto quegli alleati, perché gli alleati della destra francese e della destra inglese in realtà erano anche quelli che, se la guerra finiva rapidamente, a un tavolo europeo, comunque a Hitler quell'espansione non gliel'avrebbero mai permessa comunque. Quindi Hitler, il primo gioco che deve fare è quello di rompere, rovesciare il tavolo della Prima Guerra Mondiale. È una questione politica, non è una questione di occupazione per poi rimanere lì per centinaia d'anni. Lui non vuole occupare la Francia per centinaia d'anni o chissà dove. Lui ha bisogno di essere un leader dell'Europa, perché quando lui sarà leader dell'Europa e si giocherà la partita contro l'unico vero nemico dell'Europa, che non era Hitler. Perché oggi noi, per noi Hitler è brutto, cattivo, perché ha fatto quello che ha fatto. Ma nei pesi della politica degli anni 20 e 30, ancora parte degli anni 40, l'Europa non era tanto spaventata da Hitler.
era spaventata da quello che c'era oltre Hitler. Il comunismo era quello che faceva più paura in Europa. Che ci piaccia o meno, ma questa è la situazione politica che c'era all'epoca. Ma del resto, Hitler quindi sapeva? Ma del resto è anche la paura che c'era nel momento in cui finisce la Seconda Guerra Mondiale. Perché... No, quella che c'era ancora la Seconda Guerra Mondiale. Perché certe domande noi, rispetto all'ultimo anno e mezzo della guerra, dovremmo anche farcelo se vogliamo uscire dalle ipocrisie. Finisco, ci arrivo. Quando Hitler è riuscito a crearsi quell'alleanza europea, o crede di essere riuscito a allearsi, lui ormai è il leader dell'Europa, quando si gioca la partita con la Russia, e lì possiamo stare a discutere ore e ore, però in realtà la guerra lampo era l'eventualità che lui considerava, era l'unica eventualità che considerava. Attacco la Russia rimane sola, isolata, implode nell'arco di 3 settimane, 1 mese, facciamo, e poi ci si siede a un tavolo. Ma quel tavolo io non sono più uno dei tanti, sono leader e impongo la mia visione dell'Europa. Cosa accade? Accade che nel momento in cui attacca l'Unione Sovietica e quella guerra lampo non è più lampo, e lì possiamo discutere. C'è chi considera che se Hitler avesse preso accordi con parte degli anti-stalinisti in Russia, forse probabilmente con i se con i ma, la storia chiaramente non si fa, possiamo qui stare a discutere ore e ore. Però il suo concetto non era un concetto di dominio militare dell'Europa perché durasse secoli. Il suo concetto era una guerra, ok, geopoliticamente mi preparo alla battaglia finale, sono pronto, battaglia finale, guerra lampo, seduti a un tavolo e si discute del futuro d'Europa rispetto alla mia visione europea. Scusa, tu ci stai dicendo che se Hitler fosse riuscito a sconfiggere con una guerra lampo l'Unione Sovietica, questo sarebbe piaciuto anche agli inglesi e agli americani perché avrebbe sconfitto il comunismo. Lì però entrano in gioco questioni geopolitiche molto complesse, perché gli americani avevano il problema del Giappone, il problema dell'Oceania, e qui entrano in gioco... Insomma, certo. Che in tutto Occidente ci fossero partiti anche molto pesanti, al potere in alcuni, in altri quasi, parlo dell'Inghilterra dove Churchill era particolarmente isolato, che non vedeva di malocchio una vittoria di Hitler sul fronte orientale, insomma, queste storie, Certo. La sconfitta del comunismo sarebbe piaciuta a molti, non solo a Mussolini e a Franco. A mezza Europa. E qui inizia il secondo problema, su cui si innesta appunto Auschwitz. Perché quando Auschwitz nel 43-44 diventerà l'hub finale, dove tutto si sposta per lo sterminio, quella è anche un'epoca in cui si sta già giocando una guerra che non era più la guerra per la vittoria di Hitler. Perché Hitler in quel momento era già totalmente fregato. E mentre Hitler scarica l'odio che ha creato lui stesso ad Auschwitz con lo sterminio, cosa accade nel campo avversario? Dove sta l'interesse degli alleati nel far cadere Hitler nel 43-44? Chi ha l'interesse in quel momento a farlo? E il problema sta tutto qui, del dramma di Auschwitz. Il dramma di Auschwitz è che si trova in un punto geografico terribile, perché è a 500 km da Berlino. È troppo vicino al centro. Chi ha interesse nel 43-44 che finisca tutto? Chi ha interesse a staccare la spina? L'Occidente? Ma se cade Hitler, chi può riempire quel buco? Quel buco politico, Chi lo riempie? Chi è in grado nel 43 o fino a metà del 44 o fino anche all'autunno del 44 a riempire il buco? C'è solamente una potenza europea che è in grado di coprire quel buco, ed è l'Unione Sovietica. Poi che fosse in grado o meno di farlo, oggi sappiamo molto, in altro discorso. Ma chi è che ha quella capacità? L'Europa è pronta a staccare la spina a Hitler, accettando poi di avere i russi quasi alle porte di Parigi? E questo è il dramma di Auschwitz, che una certa Europa ha accettato quello che accadeva ad Auschwitz, ha accettato uno sterminio di milioni di persone nelle camere a gas, perché era il male minore per molta Europa, prima di arrivare a trovare un accordo plausibile, prima che gli americani arrivassero in soccorso per fare da contrappeso, prima di non arrivare tardi a Berlino. Ma è pure ipocrisia pensare che queste cose non esistano. Certo. Ed è terribile, perché in quel 44, ripeto, 470.000 ebrei ungheresi vengono deportati ad Auschwitz in 4 mesi e mezzo. Sami Modiano parte da Salonicco, da Rodi in quel momento. Quindi c'è un'Europa che vede a quei morti come una specie di danno collaterale minore rispetto a un gioco geopolitico che però è già oltre Hitler.
Certo, se gli americani non fossero intervenuti, l'Europa probabilmente avrebbe dovuto lasciare in mano all'Unione Sovietica. Ma questo chissà perché poi. Certo. Questo chissà perché poi, sai, noi oggi sappiamo che tecnicamente la Russia non era in grado no. di farlo, coi se, coi ma, va a sapere. Però sono anche gli americani quelli che, insomma, ritardano l'entrata in guerra in Europa, cercano di arrivare ad accordi con Hitler per fargli rompere il patto col Giappone, insomma. Gli americani tutta questa voglia di fare la guerra contro Hitler non è che ce l'avessero, fino a quando poi arrivarono con l'acqua alla gola di perdersi metà d'Europa. Certo. Possiamo qua stare qui chiaramente a discutere, insomma. Agli americani, in fin dei conti, se Hitler gli vinceva la guerra in Europa non gli faceva neanche tanto danno, eh? Avrebbero sconfitto il comunismo e magari con Hitler a patti sarebbero arrivati anche dopo, eh? Non è un caso che gran parte dei gerarchi nazisti siano arrivati in Latino America, non ci sono arrivati nuotando in Latino America, eh? Insomma, a nuoto, insomma, qualcuno ce li ha portati, e non solamente il Vaticano, o magari anche il Vaticano, ma con accordi geopolitici molto grandi. La gran parte dei, insomma, degli scienziati nazisti finirà poi negli Stati Uniti, ci sono cose dietro che noi oggi non sappiamo e temo che io nella mia vita terrena non arriverò mai a saperlo. Però, e sarebbe pure ipocrisia non pensare che dietro tutto quello c'è anche questo, no? Quindi, mentre ad Auschwitz sta avvenendo uno sterminio di massa. Certo, quello che possiamo dire di certo è che non è vero che non si sapeva. Sapevano tutti, dai russi agli americani, agli inglesi, ai francesi, tutti sapevano quello che succedeva lì. Ora, se parliamo del povero Sami Modiano, che era Rodi, che aveva poche informazioni, questo è un discorso. Ma i governi, insomma, il piano di costruzione della camera gas numero 2, quindi quella grande di Birkenau, era a Londra 5 mesi prima che entrasse in funzione. Il governo polacco a Londra, grazie ai contatti con la resistenza in loco e gli abitanti intorno al campo che riuscivano a trafugare fuori gran parte del materiale, perché ricordiamo che Auschwitz non era, tecnicamente per il cambio della frontiera, ma non era in Germania, non era Dachau, dove possiamo chiederci ma perché i vicini di casa non dicevano niente. Ad Auschwitz siamo nel pieno della Polonia occupata e nonostante ciò i vicini del campo, che avevano metà della famiglia ad Auschwitz nella prima fase, quando era un campo di concentramento per polacchi, che avevano metà della famiglia deportata chissà dove in Germania, hanno fatto fuoriuscire una quantità di materiale impressionante da quello che era forse il luogo più controllato al mondo in quegli anni. E i piani arrivavano a Londra in 14-15 giorni, grazie ai contatti che aveva la resistenza polacca. E però gli interessi, l'abbiamo detto, che c'erano in gioco nel 43-44, non dico prima, parlo del 43-44, gli interessi che c'erano in quel momento non erano più interessi umanitari. Le guerre sono grandi giochi geopolitici. La geopolitica ha un peso importante e nel peso della geopolitica un milione in più di morti, un milione in meno di morti, purtroppo non contano nulla. E questo è il dramma delle guerre, no? Che poi noi stiamo a piangere le vittime, però in realtà, purtroppo, sul piatto delle decisioni politiche che poi marcheranno il futuro dell'Europa per 75 anni e su cui ancora noi oggi viviamo questi riflessi, no? L'est europeo, la guerra fredda, la cortina di ferro, il patto di Varsavia, l'Italia che evita tutto questo trovandosi sul confine dell'altro lato. Insomma, sono tutti giochi che si giocano geopoliticamente in quel momento sulla vita di altri. Certo, possiamo dire, brutto, azzardo un'ipotesi che tu mi dirai è veramente solo un azzardo, ma possiamo dire che se noi abbiamo avuto 75 anni di pace, poi lo dobbiamo anche alla cautela con cui si andò a chiudere la Seconda Guerra Mondiale e tutto sommato che fu pagata da centinaia di migliaia di persone che morirono ad Auschwitz, ad esempio, la cautela con cui la politica gestì la chiusura di quella Seconda Guerra Mondiale, che fu molto diversa dalla chiusura della Prima Guerra Mondiale, ad esempio, ha garantito a noi fino adesso 75 anni di pace. Quei morti sono morti anche per garantirci questi 75 anni di pace? La Prima Guerra Mondiale è stata una guerra veramente militare, che si è giocata veramente sui fronti, in cui bisogna studiare ogni singola battaglia, lo spostamento del fronte. L'ultimo anno e mezzo della Seconda Guerra Mondiale di militare c'era poco, era diventata veramente solo più una questione geopolitica.
E non ci dimentichiamo che comunque gli americani erano in ritardo bestiale in Europa, perché si speravano un altro finale, chiaramente, quindi non intervennero subito. C'era la guerra in Oceania che non andava come previsto e che doveva essere, che non verrà neanche chiusa in tempo, ci sarà poi la bomba atomica 5 mesi più tardi a chiuderla. E entrano in gioco cose che sono molto, ma molto più grandi di noi. Ed è brutto ammetterlo, però è andata così, è andata così. Certo. Nel novembre, adesso posso sbagliare il mese, comunque autunno del 43, per la prima volta si incontrano a Teheran, i tre grandi leader degli alleati, quindi Churchill, Roosevelt e Stalin. Ed è lì che si inizia a decidere veramente come fare. E noi chiaramente cosa siano detti quei tre, come siano andati quegli incontri, ne sappiamo poco, al di là dei documenti ufficiali. Però già nei documenti ufficiali si vede un Occidente in ginocchio davanti ai russi. L'Occidente in quell'incontro di fatto regala tutto l'est dell'Europa ai russi con la postilla, però ne parleremo dopo la fine della guerra. Quando a Yalta si trovarono per la seconda volta, appena la guerra era finita, Churchill disse, però parliamo della Polonia. E Roosevelt gli disse, stai zitto, quello è quello che si è deciso a Teheran. Quindi è chiaro che in quel momento non c'era Stalin, c'era Molotov a Teheran. A Teheran. Però insomma, è chiaro che da quel momento in avanti, da quel primo incontro, quindi siamo nella fine del 43 già, quindi manca un anno e mezzo alla fine della guerra, in quell'ultimo anno e mezzo si stia già giocando una partita che è prettamente politica e l'Europa ha già dato se stessa in mano a potenze straniere, e agli americani da una parte e ai russi dall'altra. L'Europa che si è suicidata con la prima guerra mondiale politicamente. Da quel momento, dopo 80 anni quasi, noi non abbiamo ancora ripreso in Europa le redini della nostra politica europea. Siamo ancora fermi lì, E sulla base di quel gioco geopolitico dell'ultimo anno e mezzo in cui si è deciso il futuro dell'Europa e del mondo, ma soprattutto dell'Europa, e in quell'ultimo anno e mezzo Hitler stava sterminando milioni di persone mentre tutti si giravano dall'altra parte perché conveniva a tutti, soprattutto l'Europa occidentale. È terribile. Certo. È terribile. Anche perché quando poi cominciò lo sterminio di massa nel 1944, quando la soluzione finale ebbe il culmine lì a Birkenau soprattutto, era una fabbrica con una fabbrica di morte con un'organizzazione pazzesca. Che si dedicava solo a quello quasi ormai, nel senso che la guerra era talmente ormai persa, che insomma l'unica preoccupazione era appunto, come dimostrano le azioni che si fecero in Ungheria, no? Di far cadere Erti, di mettere un generale solo e solamente per portare avanti lo sterminio finale, come dimostra la storia di Sammy Modiano questa mattina, insomma, di prelevare 200 ebrei da un'isola greca, no? Solo e fargli fare 23 giorni di viaggio tra mare e treno con l'unico scopo di sterminarli. Ma che senso ha? L'unico senso che ha è che era l'unica cosa a cui si potessero ancora dedicare mentre aspettavano che qualcun altro decidesse di staccare la spina. Certo. È orribile, terribile. In nome della geopolitica noi siamo in grado di accettare determinate cose come danni collaterali, danni minori, persino lo sterminio in camera gas di 1,5 milioni di persone. Cioè è terribile questo, se noi lo pensiamo da un punto di vista solamente logico. Certo. In campi... Fa paura, Certo. A me questa cosa fa veramente paura, perché vuol dire che ci sono interessi superiori che la vita umana. E qual è il prezzo della vita umana davanti a delle decisioni che sono puramente politiche? Certo. È terribile. Sì, sì. Qui a Birkenau soprattutto, la fabbrica di morte continuò a funzionare finché, come ci hai già raccontato in incontri precedenti, bisognava andare via da lì perché a novembre del 44, il giorno esatto non si conosce, ma siamo ai primi di novembre, di fatto arriva l'ordine da Berlino di detenere, di fermare le camere a gas. Sono mesi molto complicati quelli, perché ormai da un mese e mezzo non arrivano più treni dall'Ungheria, un mese e mezzo forse esagerato, siamo ai primi di novembre, sì, meno di un mese, dalla seconda settimana di ottobre, non arrivano quasi più treni dall'Ungheria, e quindi di fatto è finito tecnicamente lo sterminio, perché i due fronti ormai si stanno avvicinando ogni volta più a Berlino,
e i pezzi d'Europa dove che era ancora sotto controllo nazista, dove era già stato portato avanti lo sterminio. Da agosto, quindi da 4 mesi, agosto, settembre, ottobre, da 3 mesi, si stava già portando via gente da Auschwitz verso la Germania. Ci furono 2 mesi paradossali, settembre-ottobre del 1944, in cui arrivavano ancora treni dall'Ungheria destinati alle camere a gas, ma simbolicamente possiamo immaginare che con quei treni già si stesse portando anche via gente verso la Germania, no? Himmler, chi veramente comandava, Himmler, a Berlino, inizia ad avere strani contatti attraverso la Croce Rossa con inglesi e americani, cercando di proporre, poi si sa poco su questi incontri, però insomma, di proporre una caduta di Hitler sostanzialmente, di arrivare lui al potere, e mette sul piatto delle trattative la sua capacità di fermare lo sterminio, sì. Insomma, ottobre del 44, quando poi era stato sterminato quasi tutto, vabbè, che poi non porterà nulla, insomma, ma il gioco era questo. Insomma, arriva quell'ordine di fermare le camere a gas. Gli edifici non vengono distrutti subito. A novembre e dicembre del 44 funzionano ancora i forni, eccetto quelli della camera gas numero 4. Perché la camera gas numero 4, a parte che i forni della 4 erano già fermi da prima perché erano, non funzionavano, ma questo è un dettaglio non così importante. Il 7 ottobre del 44, quindi un mese prima che le camere gas venissero fermate, ebbe luogo l'unica vera grande consistente rivolta ad Auschwitz, quella del Sonderkommando. Il Sonderkommando del crematorio aveva capito sostanzialmente che, avendo 4 mesi ormai di vita sulle spalle, non arrivando più treni, era questione di ore e li avrebbero portati anche loro alle camere a gas o li avrebbero uccise. Quindi decisero di fare una rivolta spettacolare. L'obiettivo era più che altro simbolico, era quello che almeno uno di loro, uno solo, ce la facesse a raggiungere il Vistula, che era circa 1 chilometro, perché dall'ottobre del 44 la resistenza polacca aveva un sostanziale controllo dell'area di Vistula, quindi non era così complicato mettersi in contatto con la resistenza in quel momento. E quindi, siccome li eliminavano ogni 2 o 3 mesi, l'obiettivo era quello che uno di loro ce la facesse a sopravvivere per poter raccontare al mondo cosa fosse stato il Sonderkommando, no? Cosa avessero fatto in quegli ultimi 2 anni. La rivolta di fatto fallì, dovettero anticiparla di qualche ora, e i nazisti ripresero il controllo della situazione molto, molto rapidamente, ma i membri del Sonderkommando del 4 fecero saltare in aria il Sonderkommando dall'interno, con quel poco di ecrasite che avevano, e riuscirono quindi a distruggere la camera gas 1 mese prima rispetto a che le altre venissero fermate. Quindi il crematorio 4 non c'era più, c'erano solamente il 2, il 3 e il 5, che vengono quindi fermati per un ordine dall'alto da Berlino. Per tutto novembre e dicembre funzionano solamente i forni. Certo, i forni non hanno più tanti corpi da bruciare come in precedenza, ma i forni funzionano ancora. E intorno a Natale del 44, un mese prima della liberazione, si iniziano pian pianino a smantellare i forni crematori. La 2 e la 3 vengono smantellate praticamente tutto, ci sono solamente più gli edifici nudi, ma non c'è più niente quasi all'interno. La 5 viene smantellata tutto eccetto i forni crematori. I forni crematori della 5 continuano ancora a bruciare, anche dopo Natale, anche con l'anno nuovo, col 45. La notte tra il 19 e il 20 di gennaio, una settimana prima della liberazione, vengono fatte saltare in aria le camere a gas numero 2 e numero 3. Rimane in piedi la 5 perché i forni. E la 5 verrà fatta saltare in aria la notte del 26 all'una, quindi il giorno prima della liberazione, 27 ore prima della liberazione, che avvenne il 27 gennaio alle 3 del pomeriggio. C'era un piano, che era il piano Moll, 8 Moll, ho fatto un piano per distruggere totalmente Birkenau, come era stato fatto un anno prima, un anno e mezzo prima, a Treblinka e a Sobibor e anche a Beuschwitz, quindi di togliere tutto, piantare alberi. Tecnicamente l'avrebbero anche potuto fare, perché qui non è che vennero colti di sorpresa dall'arrivo dei russi, insomma. Quel piano tuttavia arrivò a Londra, riuscì a essere trafugato dalla resistenza, arrivò a Londra, di nuovo, chissà perché venne accantonato, sarebbe molto ipocrita non capire che in quel momento c'è anche un Dout des, no? Molti generali stanno cercando di, se non salvare se stessi, quantomeno salvare
la propria famiglia, probabilmente insomma in uno scambio di favori, o va a sapere per che cosa, quel piano non venne poi di fatto attuato, ed è per questo che Birkenau si è anche salvato. Certo. Peraltro noi pensiamo che l'esercito russo, perché furono i russi ad arrivare ad Auschwitz-Birkenau, arrivano e trovano tutti i prigionieri. Non è così, perché i prigionieri furono costretti ad andare verso la Germania, quindi ci fu quella famosa marcia della morte della quale parliamo, per cui verso la frontiera, verso Vojislavski, e poi lì coi treni portati verso la Germania. Per cui quando arrivarono lì trovarono quelli il che numero non riuscivano, parla, non riuscivano più a camminare, non riuscivano più a muoversi, trovarono veramente chi non era più in grado di marciare, ecco. Esatto, di fatto si portarono via più di 56.000 prigionieri da Auschwitz, di fatto partirono queste grandi marce della morte. Prima erano stati portati via molti in treno da agosto a dicembre del 44, per poi essere portati appunto verso la Germania. Lo racconta anche molto bene Liliana Segre, no? Che racconta, certo, appunto delle marce della morte, e parliamo di gennaio 45, insomma, di 20-30 gradi sotto zero. Ti sei mai chiesto che senso ha affrontare costi e un'organizzazione per portare via dei prigionieri che costano muoverli, anche se non gli davano da mangiare, se morivano? Però mentre sei ritirata, che te ne frega dei prigionieri, diciamolo. Adesso non abbiamo la tendenza di voler cercare di comprendere tutto in modo logico. Non c'è niente di più illogico che non un finale di una guerra. Il leone è molto più pericoloso quando è ferito che non quando è sano. Perché? Perché nei finali delle guerre avvengono le più grandi porcherie. Paradossalmente, fin tanto che Hitler, prima dell'attacco all'Unione Sovietica, aveva un controllo totale dell'esercito, pur nel picco massimo dell'odio, però c'era ancora un controllo, si facevano porcherie, sì, c'erano i ghetti, sì, tutto quello che volete. E tutto inizia quando si inizia a perdere il controllo di quella macchina, perché così come funziona con l'odio: finché c'è la diga che regge, quando la diga si rompe, l'acqua parte. E nel finale delle guerre, quando tutto è perso, quando è pieno di illogicità, perché viene anche meno la linea di comando, no? Quindi gli ordini non hanno più un senso preso dall'alto, una linea di comando, le decisioni non vengono più neanche totalmente discusse e prese, si agisce molto più per emozioni che non per logica, e quello è un quadro in cui si mettono quelle marce della morte. Certo che da un punto di vista logico non avesse più senso, però nel contesto di un finale di guerra in cui tutto ormai non ha più senso, in cui le decisioni non vengono più prese ma vengono avanti per inerzia, eccetera, si inseriscono in quel quadro, di fatto. Certo, di fatto, anche perché ritirandosi i nazisti si portarono dietro quello che era possibile portarsi dietro, mentre lasciarono sul posto, fecero saltare, resero inutilizzabili anche i mezzi, dai camion ai carri armati, e probabilmente consideravano... Come in tutte le guerre, e probabilmente consideravano cosa loro, anche i prigionieri, quindi quelli che, così come i camion funzionanti tornavano in Germania... L'idea alla base era quelli di farli portarli verso, non so, l'entroterra della Germania, verso la Ruhr, eccetera, e farli lavorare nei campi di concentramento in Germania, che è, certo, quello che hanno fatto, di fatto, no? Sull'utilità di tutto questo, nella speranza di vincere la guerra, è ovvio che non ci fosse più, però sì, sì. E in quel contesto della guerra è anche comprensibile, purtroppo, nella drammaticità di quegli eventi, no? È comprensibile, perché nelle guerre purtroppo funziona così, è così che avviene quando si perde una guerra. Le più grandi porcherie insensate si fanno nel momento in cui la guerra si sta perdendo, non quando la guerra si sta vincendo. Certo, come non sarebbero serviti quei magari 30 carri armati che ti portavi dietro per vincere la guerra, che ti riportavi in Germania, non ti sarebbero serviti quei 10.000 prigionieri che facevano quella marcia della morte, però ti portavi a casa tutto quello che era possibile portare a casa. È un po' questo il senso delle marce della morte, altrimenti non ha un senso. Ad Auschwitz di fatto vennero trovati circa 7.000 persone che erano di fatto state abbandonate perché inabili a partire.
li avrebbero dovuti fucilare, molto probabile. Qualcosa è accaduto in quegli ultimi 10 giorni prima della liberazione. La notte del 16 di gennaio del 45, i nazisti di fatto spostano la linea del fronte dall'est di Cracovia lungo la vecchia frontiera della Germania, quindi quella prima della guerra, sopra Katowice verso Opole. Di fatto Cracovia verrà liberata senza sparare un colpo il 18. 18 però vuol dire comunque quasi 10 giorni prima di Auschwitz, no? Ricordiamo, per chi non è di qua, Cracovia-Auschwitz sono 60 chilometri. E ci sono 10 giorni molto... Torniamo al discorso, no? Io vado avanti, no, aspetta... contrattazioni politiche, eccetera, ma questo è un discorso che un ginepraio è meglio non entrarci di nuovo. Fatto sta che in quei 10 giorni Auschwitz rimane in una sorta di limbo, no? Tra una zona teoricamente occupata dai nazisti, ma in cui il fronte è già alle spalle di Auschwitz, sulla linea di Opole, e Auschwitz diventa una sorta di avamposto di alcuni soldati che fanno ancora di cuscinetto rispetto al fronte russo che ormai è a Cracovia, no? E lì, in quei 10 giorni, c'è un controllo non controllo, perché vengono portati via gli ultimi prigionieri, a piedi, partono appunto quelle marce della morte, le ultime. Probabilmente sarebbe dovuto fucilare quelli che rimanevano, però muoio, ognuno pensa un po' anche a se stesso e a portare via quanto più possibile, ad andarsene, perché anche i soldati ormai di rimanere lì avevano sostanzialmente paura. Il campo vive una sorta di, non dico anarchia, ma in qualche modo sì. Molti riuscirono ad andarsene via in quei 10 giorni. Chiaramente chi aveva conoscenza del terreno, polacchi soprattutto, che avevano capacità poi di mettersi in contatto con la resistenza. Però paradossalmente, in quei 10 giorni finali, era molto più pericoloso stare fuori, in quella terra di nessuno, che non stare dentro. Dentro c'era la minaccia delle fucilazioni, però chi aveva ancora testa per pensare, e di quei 7.000 purtroppo pochi, perché erano stato veramente terribile, capiva che qualcosa stava accadendo e che era più pericoloso vagare nei boschi, dove tanto gli uni quanto gli altri fucilavano a qualsiasi cosa, che non stare dentro. Questo soprattutto negli ultimi 2 giorni, quando ormai non si vedevano quasi più i nazisti girare per il campo, se non quei pochi che ormai controllavano generalmente l'area. Ma l'ultimo appello venne fatto di fatto una settimana prima della liberazione, e da lì esce quel numero di 7.000, ma non sappiamo neanche esattamente in che modo. Peraltro, molte delle storie dei sopravvissuti, molti dei sopravvissuti che ci raccontano le loro storie, non erano lì ad Auschwitz, hanno affrontato la marcia della morte, perché chissà di quei 7.000 quanti si sono salvati, ma pochissimi. 700 di quei 7.000 partecipavano già come protagonista al primo funerale 5 giorni dopo la liberazione. Quindi, avendo lasciato lì i più deboli, i malati, quelli che erano alla fine, di quelli che i russi trovarono da oggi, sopravvissero veramente in difficile pochi. Saperlo, perché poi quei numeri, chiaramente non è che ci fosse un notaio alla porta che prendeva i nomi e cognomi di chi c'era, no? E che quindi anche noi abbiamo delle difficoltà. Io, per esempio, ho la nonna, la sorella di una nonna, se non sbaglio, di un mio carissimo amico delle superiori, che delle vostre parti, di Saluzzo, e che risulta essere stata liberata dal campo e poi risulta morta nell'ospedale della Croce Rossa polacca. E quindi ci sono delle immagini, delle fotografie del primo grande funerale dopo la liberazione. Ci sono, alle spalle del campo base c'è una piazza con un monumento e praticamente lì c'è una grande fossa comune di chi è morto subito dopo la liberazione. La stragrande maggioranza di chi venne liberato da Auschwitz il 27 gennaio è morto da Auschwitz subito dopo la liberazione, ed è per questo e per la stragrande maggioranza dei sopravvissuti di Auschwitz il 27 gennaio è un giorno insignificante, perché la loro liberazione avvenne poi a maggio o a fine aprile. Certo. E quindi il 27 gennaio per molti di loro non è la liberazione di quasi niente, perché purtroppo loro non erano lì, per loro la guerra continuava e la liberazione e la vita, la lotta per la vita continuava in altri luoghi, no? Certo. Come Liliana Segre racconta, per esempio. Certo, e questa è una delle cose... Direi, se non sbaglio, lei venne liberata in un sottocampo di Ravensbrück, no? Sì, esatto, sì. È una venne liberata a maggio, il primo o secondo di maggio del 45, quindi insomma, esatto, sì. No? Siamo ormai a pochi giorni dall'armistizio finale della guerra. Sì, sì, per strada incontrò i soldati, racconta lei, ma ci raccontava Martini, a Mauthausen, anche lui, a maggio. Quindi ai ragazzi... Quindi vuol dire che da quando Liliana partì a gennaio... adesso non so in che giorno di gennaio partì, però comunque si è fatta febbraio, marzo, aprile,
come minimo 3 mesi in altri campi di concentramento in Germania, certo. No? Ravensbrück, credo. E quindi insomma, per molti di loro, e lei rappresenta, è un simbolo, ma insomma, per lei la liberazione. Sami Modiano stamattina invece raccontava che lui e Piero Terracina vennero liberati ad Auschwitz, ma perché lui riuscì ad evitare la marcia della morte, di fatto sgattaiolando fuori, e rimase lì mezzo morto in una casa vicino. Però, non so. Sì, sì, no, ma questa è la realtà. Peraltro Sami Modiano diceva questa mattina, ci sono tante Anna Frank, noi abbiamo la storia di Anna Frank, ma quante Anna Frank ci sono, ci diceva Sami Modiano, che hanno fatto la stessa fine lì. Queste storie che raccontiamo e queste pagine di storie che tu ci dai, ci insegnano anche che le date servono per ricordare, ma non dobbiamo pensare che le date dicano tutto. Noi abbiamo detto che la guerra di liberazione in Italia ha una data, il 25 aprile, ma a maggio il Canavese era ancora occupato dai nazisti. Abbiamo il 27 febbraio, gennaio, per la liberazione di Auschwitz, ma ci sono prigionieri che arrivarono a maggio prima di vedere un soldato che fosse o russo o americano amico. Quindi prendiamo quella data come simbolo. Ma no, perché dai, i simboli servono certo. per ricordare, perché quel giorno magari si dedica a quella tal cosa, e quindi si prende un giorno che abbia un valore, un peso simbolico, ed è logico che la caduta di Auschwitz ha un suo peso simbolico, no? Ci mancherebbe, certo. Ci mancherebbe altro. Però la storia è molto diversa. E poi credo che una riflessione in chiusura la possiamo fare anche agganciandosi a Sami Modiano. Noi raccontiamo questi grandi episodi in un evolversi, ma per le singole persone, Sami Modiano lo diceva questa volta, la vita ti cambia dall'oggi al domani, dal giorno in cui vai a scuola al giorno in cui non vai più, e dal giorno in cui stai marciando al giorno in cui vedi il soldato russo che ti dà qualcosa da mangiare. Cioè, noi storici abbiamo il lusso di poter vedere le cose in prospettiva e in evoluzione, no? Però certo. È il lusso di chi è nato dopo, di chi ha potuto studiare, di chi è seduto su un divano col caffè può parlare di queste cose, e me ne rendo conto, è un lusso enorme. Poi si arriva davanti all'esperienza del singolo. A volte, peraltro, le esperienze del singolo vanno anche in contraddizione con la storia generale, no? Perché è anche logico che sia così, e davanti a quelle storie puoi solamente stare zitto ed ascoltare, no? Perché certo. Perché poi lì c'è la storia vera, no? Certo, però è quello che forse ai ragazzi dobbiamo sforzarci di insegnare, è che la vita ti cambia da un giorno all'altro, per motivi che partono anni prima e finiscono anni dopo, ma per te, singola persona, la vita cambia nel giorno in cui succede qualcosa, e cambia fino a quel giorno in cui succede qualcos'altro, e non è che cambia lentamente, cambia nelle scelte che fai tutti i giorni. Nella puntata dedicata a Liliana Segre parlavamo, no, di quando lei del dolore che ebbe quando venne rifiutata alla frontiera, no? Sì, Svizzera. Svizzera. Certo. Sull'esperienza nei campi di concentramento si è detto molto, no? C'è quasi anche una sovrapproduzione di informazioni, no? Ed è ovvio che noi viviamo in un mondo in cui siamo a contatto con la violenza ormai quasi quotidianamente, no? Basta accendere il televisore, anche nei film, cosa che la generazione tua, per esempio, non aveva. Certo. Oggi noi mangiamo pane e dolore tutti i giorni, volendolo, anche nei videogiochi, eccetera. E quindi è anche logico che per certi per i giovani di oggi possa non... C'è assuefazione. Ma però invece quando tu, come ha fatto Sami oggi, come racconta Liliana spesso, no? Che li riporta invece a un mondo in cui non dovrebbe esserci violenza. Perché tu la violenza in un campo di concentramento te l'aspetti. Quando un ragazzo va a vedere un film su Auschwitz, sulla Seconda Guerra Mondiale, o quando vuole leggere un libro su Auschwitz, cosa si aspetta? Si aspetta la violenza di un campo di concentramento, no? E quindi se l'aspetta, è preparato e magari anche assuefatto a quella violenza, gli può dispiacere, per carità, ma non viene colto da nessuna impreparazione. Quando invece poi arrivi con la storia di Sami Modiano, che viene cacciato a 13 anni da scuola, ecco che entriamo in un mondo diverso, il mondo di tutti, in cui i ragazzi sono tutti i giorni. Nessun ragazzo è in un campo di concentramento, se Dio vuole, ma tutti i ragazzi vanno a scuola, è la loro vita quotidiana, no? E quindi quando si riesce allora a far capire
che Auschwitz non inizia con le camere a gas, come diceva Primo Levi, ma Auschwitz inizia da quando si inizia a rappresentare qualcuno come diverso da te. Come quella persona non ha i tuoi stessi diritti perché è diverso da te. Quando si inizia a installare quel primo odio, è lì che inizia Auschwitz. Secondo me partire da Auschwitz con questi ragazzi è sbagliato. Era giusto forse negli anni 50, 60, 70, dopo la guerra, perché c'era ancora tutta l'emozione, c'erano ancora i testimoni diretti, c'era tutta l'emozione anche del dopoguerra. Oggi è sbagliato, perché ad Auschwitz i ragazzi ci devono arrivare come evoluzione di qualcosa che parte dalla loro esperienza quotidiana. Tutti i ragazzi vanno a scuola. Ebbene, da domani tu a scuola non ci vai. Tutti hanno un passaporto. Bene, il tuo passaporto non vale nulla. Il tuo amico, che è diverso da te, può passare. Tu rimani indietro, perché tu non vali, il tuo passaporto vale meno di quello del tuo amico, pur essendo uguale. Ecco, queste cose i ragazzi riescono a capirlo, e se lo vedono come evoluzione, secondo me gli serve molto di più. Cioè, poi dicevamo questa mattina, in questo periodo in modo particolare, perché quando andavamo a scuola, e penso anche molti dei ragazzi che vanno a scuola, uno dei giochi che si faceva quando eravamo un po' più grandi era bigiare la scuola, cioè fare quel giorno cercando di non andare a scuola e trovare oggi, una scusa. Oggi è più complicato, perché li beccano subito con gli internet. Oggi li beccano subito. Oggi per me sarebbe un dramma, no? Allora, all'epoca bastava, era facile, bastava falsificare la firma. Bastava saper oggi, fare bene la firma di un genitore. Oggi esatto. È più controllato su internet. Però il gusto di non andare a scuola come tua scelta rimane anche nei giovani di oggi. Però ai giovani di oggi è stato imposto di non andare a scuola per il coronavirus e per la pandemia. E devo dire ai giovani, forse dovrebbero rifletterci, perché quelli con cui parlo io, sì, subito l'hanno presa bene, che bello, è una vacanza. Poi però incominciano a soffrire l'obbligo di non andare a scuola, così come magari soffrono l'obbligo di andarci, ma incominciano a capire che essere obbligati. L'aggravante sta nel fatto che adesso sono tutti nella stessa situazione, ma se tocca solo a uno di loro, gli altri vanno a scuola e lui no. Certo, e questa è la differenza. La grande differenza fra allora e oggi, al di là della guerra, al di là della fine, al di là del dramma, è che oggi siamo accumulati tutti dallo stesso destino. Allora non era così, allora era la discriminazione di qualcuno rispetto ad altri, quindi è tutto molto più grave. Allora io direi, intanto ti ringrazio, noi dovevamo fare un'oretta, abbiamo fatto come sempre un'ora e mezza, ma va bene così. Sono temi lunghi e complessi, li abbiamo anche molto semplificati chiaramente, ma insomma certo. Avrà spunti per ragionarci su. Io ringrazio te, ringrazio tutti. Grazie quelli che ci hanno seguiti su Facebook. L'appuntamento, domenica noi parleremo di un personaggio davvero unico, poi tu ci direi qualcosa di Nabreschi, e lunedì invece avremo una lunghissima diretta. Ci sarai ancora anche tu, perché saremo da Cracovia, Vadovice, poi a Aosta, insomma, avremo una lunghissima diretta. Grazie per intanto a te, Diego, e grazie a tutti quelli che ci hanno seguito. Grazie mille.